È bello ricordare queste cose, insomma, lo Stato assente, no, nessuno lo vuole. Il liberale è lo Stato regolatore, vuole, il socialista vuole lo Stato che è di indirizzo, ma che cosa significa indirizzo è pericoloso, insomma. Oggi sul giornale, appunto, Prodi diceva, è necessaria una politica industriale. Io dico, per fortuna non c'è, per fortuna non c'è stata mai una politica industriale della moda. Grazie all'assenza di una politica della moda noi vendiamo la moda in tutto il mondo. Grazie a una politica industriale facciamo La bagnoli. chimica invece non è andata così. Guarda che Prodi è un dossettiano, Lo so. che è un'altra razza Un'altra razza. molto peggiore del socialista Molto riformista. peggiore, hai ragione, ben detto benissimo. Ma insomma, no, ma anche tra i liberali certamente posizioni non sono tutte uguali, insomma. Tra Nozick e Rawls ci sono differenze. Io mi permetto di preferire Nozick perché vuole lo Stato minimo rispetto a Rawls, che peraltro liberale è, però vuole una condizione finale che secondo me non è di equilibrio. Vabbè, però andiamo al di fuori delle mie strette competenze. Grazie e passo la parola a Natale D'Amico. Buonasera, grazie a tutti anzitutto. Sì, l'interpretazione, il racconto che ha fatto Massimo Teodori mi aiuta a dire le poche cose che vorrei dire. Cioè, Einaudi, pieno di, non solo un uomo di scienza economica, ma un uomo di passione civile, quindi di passione civile anche di pragmatismo, di senso della realtà. E ci sono diversi modi di vedere ovviamente la mancanza, come dire, di celebrare i 141 anni, sì, della nascita. Uno dei modi, quello che a me piace, è valutarne la mancanza. Cioè, questo protagonista della storia del pensiero economico, ma della storia economica e politica, non solo del pensiero economico, ma economica e politica del paese, si è caratterizzato in una lunga stagione per una capacità di intervenire nel dibattito pubblico. Per intervenire nel dibattito pubblico, come dire, con capacità di incidere sul dibattito. E a noi una figura così di liberale manca. E farò un esempio ora. Farò un esempio. Dibattito pubblico italiano, c'è una posizione che è condivisa da vecchi e nuovi politici, sedicenti liberali e sedicenti interventisti, destra e sinistra. È la posizione secondo la quale, nella situazione data, sarebbe opportuno che noi facessimo un po' più di spesa pubblica, un po' più di deficit pubblico, quindi un po' più di debito pubblico e un po' più di inflazione. Le differenze sono solo di accenti. C'è qualcuno che più garibaldinamente dice violiamo regole e trattati, c'è qualcuno che dice bisogna modificare regole e trattati, ma su questo sono tutti d'accordo. È un po' impressionante la cosa, ma insomma. Anche perché di fronte a questo il cittadino elettore non ha cosa scegliere, diciamo. Su questo tema, che è un tema rilevante della vicenda politica, della politica economica di questo momento in Italia, tutti sono d'accordo. Se noi utilizziamo un po', come dire, le categorie che abbiamo imparato ad utilizzare, ma insomma anche io ho fatto per 3 volte sono stato candidato e poi parlamentare. L'esperienza ci spiega perché sono tutti d'accordo. È molto semplice. Quando tu vai in giro a raccogliere, a incontrare gli elettori in campagna elettorale, ma anche cosa ti chiedono gli elettori? Normalmente finisce il discorso per una spesa pubblica in più. Si capisce dal punto di vista degli elettori. Beh, quella strada serve, è vero, costa 60 milioni, ma ci saranno altre spese alle quali rinunciare per finanziarla, eh? Ovvero sia, 60 milioni per fare quella strada sono 1 euro a testa. Beh, accetto un aumento anche di imposta di 1 euro pur di avere la nuova strada. Il politico è desiderosissimo di accontentarli. Perché? Perché non spende i soldi suoi, spende i soldi degli elettori, quindi diciamo perché dovrebbe essere. E gli elettori li fa contenti, in più se fai quella strada fai contenti gli elettori, ma fai contento anche chi la strada la fabbrica, insomma non vorrei andare troppo nell'attualità, chi lavora per chi la fabbrica, chi fa la direzione dei lavori di chi fa la strada, insomma, ci sono. Quindi il politico è desideroso di accontentarli. Il problema è che non torna il conto di 1 euro, vi è chiaro. Cioè, quando arrivano tutti i politici a Roma e ritornano dal loro collegio, purtroppo oggi circoscrizioni, noi laudiani saremmo più per i collegi,
tutti hanno la loro strada da fare. Ora, la prima cosa è aumentare le tasse, ma il politico sa che aumentare le tasse è una cosa costosa nel lungo termine. Lo puoi fare, ma lo puoi fare con gradualità. Badate, lo si fa. È da circa un secolo che le tasse più o meno ogni anno aumentano, diciamo, non solo in valore assoluto, anche in rapporto al prodotto. Però i politici sanno che lo devi fare gradatamente, perché altrimenti è il modo più facile per perdere le elezioni. E certo, se tu riesci ad indebitarti è meglio, quindi un po' più di spesa si può fare, e vediamo perché tutti sono d'accordo. Poi un po' più di tasse si possono fare, però con gradualità, si fa con gradualità da un secolo. E certo, farli in deficit è meglio, perché anziché chiedere un euro ciascuno a questi signori, oggi il tasso sono il 2%, mi basta per pagare gli interessi 2 centesimi a ciascuno degli italiani. Beh, voi capite che è molto meglio, così di strade ne posso fare 50, o posso anche far costare 50 volte quella strada, perché poi, insomma, capita anche questo. E il deficit quindi è una cosa, quindi siamo tutti d'accordo, i politici, a fare un po' più di deficit. E certo, c'è una cosa ancora migliore. E beh, se io anziché fare il deficit, che un po' di interesse lo devo pagare, c'è qualche rischio poi che prima o poi questi creditori si preoccupino se il mio debito è troppo e quindi ecco il famoso spread, mi chiedono un tasso di interesse più alto, o beh, come sarebbe meglio se io avessi una vera banca centrale per banco, lo sentite? La vera banca centrale, quella che stampa la moneta e con quella moneta compra il titolo di debito pubblico. Certo, anche lì, insomma, il paese dei balocchi, dei politici, qualche controindicazione ce l'ha, perché se stampi tutta questa moneta poi aumenta l'inflazione, aumentano i prezzi. Gli elettori se ne accorgono dell'aumento dei prezzi, perché gli elettori ogni giorno vanno a fare la spesa. Einaudi era molto attento a questa questione della spesa, del fatto che la moglie andava a fare la spesa e quindi sapeva. E però voi capite che non è così facile connettere il fatto che è aumentato il prezzo della verdura con la strada in più che si è fatta. È una connessione piuttosto difficile da fare. Si può sempre dare la colpa al fatto che il tempo è stato cattivo, che è la speculazione finanziaria internazionale. Sono aumentati i salari e quindi l'inflazione è sempre un fenomeno monetario, ovviamente, ma insomma, si sono mille scuse. Quindi ecco, fin qui tutti d'accordo. Tutti d'accordo perché esistono incentivi che spingono in quella direzione. E gli incentivi sono talmente forti che tutti i politici sono d'accordo su questa faccenda, come è evidente. A quel punto interviene il dibattito culturale, perché bisogna anche, come dire, trovare delle motivazioni per dire che siamo tutti d'accordo per fare più deficit, più spesa, più deficit, più debito e più inflazione. Ed ecco che i politici sono diventati tutti keynesiani. E qui arriviamo a Einaudi. Non voglio prendere la controversia keynesiana, insomma, dura un secolo, continuerà a durare. Ma la vera responsabilità di Keynes è questa. Lui scrive la teoria generale con l'obiettivo di influenzare la politica. Dice, ma io mi rivolgo agli economisti perché solo così riesco ad influenzare la politica. Lui era preoccupato di non riuscire a farcela. Ebbene, ce l'ha fatta fin troppo. Perché lo spiega Buchanan? Perché andava incontro agli incentivi dei politici. C'è un libro molto bello di Buchanan, che vi raccomando se qualcuno di voi non l'avesse letto, di Buchanan e Wagner, che è l'eredità di Keynes. Democrazia in deficit, l'eredità di Keynes, che è stato tradotto anche in Italia da Rubettino, in italiano da Rubettino. E veniamo a Einaudi. Perché Buchanan lo capisce questa cosa più di altri? E perché Buchanan da dove nasce? Lo dice lui, dalla scuola di scienza delle finanze italiana. Da lì nasce Buchanan. E dov'era il fondamento teorico di Einaudi? Stava là dentro. Difatti Einaudi nella sua polemica con Keynes è durissimo. Io credo che sbaglino alcuni miei amici della Banca d'Italia che hanno sostenuto da anni e hanno anche scritto che non avesse capito Keynes. Sì. Non io. Non è vero, credo che sia sbagliato. È vero che la sua polemica è molto dura, ma perché lui capisce che questa roba, una volta che tu la metti in moto, non la fermi più. E quando non la fermi, che succederà? Insomma, questa roba porta alla fine dell'economia di mercato, alla fine dell'economia di mercato prima o poi. Distrugge la ricchezza, distrugge il risparmio, distrugge la capacità di crescita dell'economia. Di recente è stato pubblicato sempre da Rubettino una raccolta di saggi a cura di Francesco Forte in cui c'è un saggio di Einaudi che il mio piano non è quello di Keynes.
la polemica è durissima, perché lui ha ben presente che dietro, che la politica potrà utilizzare le argomentazioni keynesiane per andare incontro ai propri specifici interessi, che sono sempre quelli di fare più spesa, più deficit, più debito, più inflazione. E noi lo stiamo vedendo oggi questa cosa, e a me pare che nel dibattito pubblico di oggi manchi Einaudi per dirla, che dietro argomentazioni che utilizzano una scienza economica mal digerita e alcune volte mai studiata, c'è un preciso interesse della generalità del ceto politico, e che questo interesse si capisce per il ceto politico, non si capisce quale sia l'interesse degli italiani, degli elettori, dei contribuenti ad avere questa roba oggi. Per fare giustizia a Keynes, direi che neanche Keynes ha mai sostenuto che un aumento progressivo, incontenibile, del volume della spesa, della pressione fiscale, avrebbe determinato benessere. Ecco, lui semmai ipotizzava la socializzazione dell'accumulazione, ma insomma non è questo, diciamo. Voi sapete che la spesa pubblica italiana nel immediato dopoguerra era più o meno il 10% del PIL, di cui metà era spesa corrente, e oggi è il 48% del PIL, metà era spesa in conto capitale, la spesa in conto capitale è un tredicesimo del totale. Ci manca il contributo di Einaudi in questo momento, in questo dibattito, e ci manca da che punto di vista? Da un punto di vista che Einaudi aveva chiaro, e che è il punto di vista di Buchanan. Per contenere questa roba servono delle regole. Le regole servono per contenere questa forte spinta degli incentivi. Einaudi fu un difensore dell'articolo 81, ne abbiamo parlato credo l'anno scorso, questi stessi giorni. Dell'articolo 81 ne diede un'interpretazione rigorosa e moderna. Se voi leggete la lettera appella, nella lettera appella del 48, Einaudi dice che l'equilibrio di bilancio al netto degli effetti del ciclo, dice, perché non vuol dire che lo devi avere ogni anno, ma puoi avere l'anno di guerra o di crisi in cui fai il deficit e l'anno dopo devi compensare. Voi comprendete bene che quelle regole sono fallite, no? Non hanno funzionato, abbiamo un debito enorme. Il tentativo europeo con il trattato di Maastricht di limitare deficit e debito non ha funzionato. Il nuovo tentativo che è in corso, Fiscal Compact, il nuovo trattato, e il recepimento nella Costituzione italiana delle nuove regole sul pareggio di bilancio, purtroppo è presto per fare un bilancio, speriamo che il bilancio non sia altrettanto tragico come è stato quello del vecchio articolo 81, però possiamo subito dire che i primi due anni di applicazione della nuova regola sono due anni in cui sono state invocate le eccezioni che erano consentite. Cioè i primi due anni di applicazione di una regola sono entrambi due anni di eccezione, che è una cosa piuttosto strana. Ma su questo fronte del dibattito pubblico sulla politica economica, del dibattito pubblico che sveli i motivi che stanno alle spalle di questo unanimismo del ceto politico su questo tema, e che difenda il sistema delle regole, dei vincoli, delle imbracature alla politica che rendono più difficile per la politica, come dire, accedere a questi incentivi che li spingono in questa direzione alla fine distruttiva per l'economia di un paese e per l'economia dell'Europa, che, ripeto, questa sequenza spesa, deficit, debito, inflazione, su questo fronte io credo che ci manchi Einaudi. E credo che celebrare Einaudi vuol dire per ciascuno di noi un po' per quanto può impegnarsi su questo fronte della difesa di queste regole. E poi anch'io una piccolissima citazione che mi è capitata per caso, perché non stavo cercando quella, è sempre in quel saggio che vi dicevo su perché il mio piano non è quello di Keynes. C'è una citazione di Einaudi che vi leggo perché è molto breve. La rigida osservanza della parola data, spinta benanco alla sopportazione di quella che o pare ingiustizia sostanziale, è ancora e sarà per un pezzo la migliore garanzia di successo nella vita degli individui e dei popoli. Ci manca forse anche in questa discussione sulla Grexit, però di questo parleremo l'anno prossimo.